Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti. È il terz'ultimo appuntamento della stagione con le designazioni, con le scelte di Rocky. Come sapete, sono un po' particolare questa settimana. Le designazioni in Serie B sono uscite ieri perché si gioca venerdì, una data un po' particolare perché poi inizieranno molto presto play-out e play-off di Serie B. Mentre invece le designazioni in Serie A sono appena uscite, c'è qualche ritorno in Serie A dopo parecchio tempo, un po' per infortunio, un po' per scarso rendimento, però sono passati parecchio tempo dalle ultime uscite in Serie A di alcuni degli altri che vedremo. Dunque, iniziamo subito a questo perché voglio. Grande Luca, perché non ricarichi più le live su YouTube? In realtà mi sono dimenticato per un paio di settimane, non lo nego. E ho cominciato, ripreso la settimana scorsa con la live di giovedì scorso, ma verranno a caricare. Semplicemente mi sono dimenticato perché era un periodo veramente di tantissimi impegni e mi sono semplicemente dimenticato. L'età comincia a fare i suoi effetti, fa il suo sporco lavoro. Allora, poi parleremo anche della partita di ieri sera di Inter Milan, che oggettivamente era nettamente segnata dall'andata e anche segnata da qualche polemica veramente sciocca, francamente, quella sulla presenza dell'arbitro Turpin, della sua nazionalità, della nazionalità di alcuni giocatori, che veramente siamo a livelli oggettivamente molto, molto bassi. Bisognerebbe fare un bel ragionamento sul giornalismo. Però non mi riguarda, cercherò di rimanermene fuori, anche se onestamente, da semplice spettatore, da semplice utente, da semplice fruitore di questo giochino, francamente mi lascia molto perplesso che vengano fuori polemiche di questo genere, che vengano anche riproposte in sedi ufficiali. Allora, cominciamo dalla Serie B. Dunque, l'ultima giornata di campionato, pertanto l'aspetto curioso di questa giornata di Serie B è che sostanzialmente non ci sono partite che non contano nulla, e questo tutto sommato è un punto a favore della presenza a fine stagione di playoff e playout. Ci sono delle partite che contano un po' meno. Per esempio, iniziamo con Cittadella Como. Allora, il Cittadella ha solamente 2 punti di vantaggio sul Cosenza in zona play-out, sedicesima e diciassettesima, ricordiamo, giocano al play-out. In questo momento sarebbero Cosenza e Brescia, anzi, si giocherebbe prima Brescia-Cosenza e poi Cosenza-Brescia. Tra l'altro, credo che il Cosenza, se non voglio, sto andando a memoria, il Cosenza è stato impegnato nel play-out già l'anno scorso col Vicenza, lo ha poi vinto. Tra l'altro, ci fu quel famoso episodio del gol annullato giustamente al Cosenza l'anno scorso per fuorigioco, un fuorigioco molto particolare. In ogni caso, il Como ha pochissime, onestamente, possibilità di aggrappare, che matematicamente salvo, e di questo sono felice, tifoso del Como, lo sapete benissimo, ovviamente vivo qua da 51 anni, ovviamente non posso che essere tifoso del Como. Ha pochissime possibilità di arrivare in zona playoff. È a meno 2 dal Palermo, ma è una ipotesi molto remota. Per quanto riguarda la designazione, ho scelto Manganiello, che non vede Serie A da parecchio tempo, ma vede tanta Serie B, partite di questo livello sostanzialmente, la partita di seconda fascia. Vedremo a fine anno. Io credo che non rischi assolutamente nulla per quanto riguarda la permanenza alla Canna A e B, ma certamente quest'anno ha perso qualche posizione rispetto agli anni scorsi. Cosenza-Cagliari Abisso, partita fondamentale per il Cosenza, perché con una serie di risultati potrebbe addirittura rimanere fuori dalla zona play-out, anche se è abbastanza complesso. In realtà dovrebbe perdere il Cittadella col Como, insomma, è il risultato che io auspico, non me ne voglio la Cittadella, però ovviamente un minimo di tifo me lo permetterete. Comunque una buona partita per Abisso, che viene da una buona gara di Serie A, in doppietta tra l'altro.
Mentre per il Cagliari, il risultato più importante per il Cagliari sarebbe quello di cercare di prendere il quarto posto sul Tirol che gioca a Modena, una squadra che non ha nessun obiettivo in questo momento perché è fuori dai playoff. Una ipotesi molto remota di arrivarci, ma ci dovrebbero essere una serie concomitante di risultati impressionante ed è tranquilla ed è salva dato che si trova più 5 sul Cosenza. È una partita comunque importante per il Cagliari perché saltare il primo turno di playoff non ha certo poco senso ed è fondamentale per il Cosenza. A partire dalla prima fascia e viene scelto Abisso, tra l'altro una delle trasferte più brevi della stagione di Abisso. Genoa-Bari. Allora, Genoa-Bari è l'unica partita che non conta assolutamente nulla perché il Genoa è matematicamente secondo, il Bari è matematicamente terzo. È una designazione molto preoccupante per Rutella, che si potrà vedere la festa dei tifosi del Genoa per la promozione, ma nient'altro. Però ha una fortuna dalla sua parte. La fortuna è che è un primo anno e perciò difficilmente potrà essere dismesso, verrà dismesso, ma la designazione nell'ultima giornata per la partita che non conta assolutamente nulla ci dà molti elementi per giudicare la stagione di Rutella che è stata decisamente negativa. E sinceramente mi trovo totalmente d'accordo con le scelte di Rocchi perché Rutella a me sinceramente non era piaciuto neanche l'anno scorso in Serie C. La sua promozione mi aveva lasciato un po' perplesso, ve lo ricorderete perché ve l'avevo detto. Il fatto che quest'anno sia stata una stagione talmente negativa da portarlo ad essere designata l'ultima giornata per una partita che non conta assolutamente nulla se non per il prestigio del luogo in cui si svolge, la dice molto lunga. Questa partita 2 mesi fa sarebbe stata una partita di prima fascia, probabilmente avremmo visto in internazionale. Questa fase non conta assolutamente nulla. Vediamo Rutella, che l'anno prossimo dovrà lavorare e non poco per salvarsi. Perché quello dovrà essere l'obiettivo dell'anno prossimo. Modena sul Tirol, una partita che conta molto relativamente, conta per il sul Tirol, perché può evitare il primo turno dei playoff, vincendo sarebbe matematicamente quarto, mentre invece se dovesse pareggiare o perdere dovrebbe aspettare i risultati di Parma e Cagliari, che hanno l'obiettivo ovviamente di superare proprio i Trentini, sono i Trentini o no, Alto Adige. No, Alto sul Tirol sarà Alto Adige. Come al solito faccio una gran confusione da questo punto di vista. A proposito di geografia, anche se non c'entra nulla con quello che stiamo facendo, la solidarietà naturalmente al popolo dell'Emilia Romagna che sta soffrendo, perché come sappiamo, come saprete probabilmente, l'ultimo bilancio è di 5 morti per l'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna. Io ho molti amici in quella zona. Stamattina, ieri sera li ho sentiti, per fortuna stanno tutti bene, però la situazione è veramente drammatica e perciò mi auguro che oggi pomeriggio fortunatamente dovrebbe smettere di piovere, motivo per cui dovremmo avere un minimo di tregua per quanto sta quello che sta succedendo. Modena non è in questa zona, nella zona da più colpita, piove, ma niente di particolarmente preoccupante, e perciò la partita si svolgerà tranquillamente. Arbitro Prontera, una stagione di medio livello, non eccezionale, ma a buon livello. Per il Modena la partita conta poco, oggettivamente, perché per qualificarsi ai playoff dovrebbe esserci una serie infinita di coincidenze che sono praticamente impossibili, diciamo, siamo sull'uno per mille, perciò direi che la partita conta per il Sud Tirol. Palermo-Brescia, questa è una gran partita, è una prima fascia piena. Il Palermo è l'ultima qualificata in questo momento ai playoff. Il Brescia è ai playout. Non so esattamente come sia la situazione, ma se il Perugia dovesse vincere, probabilmente il Brescia andrebbe giù direttamente, andrebbe in Serie C direttamente, sarebbe probabilmente la più grossa sorpresa insieme al Benevento, ma anche la Spal, tutte squadre che probabilmente avevano come obiettivo qualcosa di molto più elevato rispetto alla retrocessione in Serie C. Naturalmente, in queste gare, per quanto si tratta di Serie B, siamo a livello di big match, viene una terna di altissimo livello che è Maresca, internazionale, uno dei migliori della stagione. Già Latini e Preti, che sono i due che reduci
Gialatini dal Mondiale, Preti è uno dei più affidabili in assoluto di questa stagione. Quarto Monaldi che è in odore di promozione, ma vedremo poi nei playoff che cosa succederà. E Vardy Orsini a Bartolfo, partita di gran valore questa. Parma Venezia, idem, per quanto sia. Allora, questa è la partita secondo me di seconda fascia, vi spiego anche perché. Se Palermo-Brescia è una partita di prima fascia perché oltre al destino del Palermo per rientrare nei playoff c'è soprattutto il destino del Brescia che rischia la Serie C. In questa circostanza Parma e Brescia e Venezia sono entrambi in zona playoff. Il Parma può ambire al quarto posto che fa saltare il primo turno. Mentre invece il Venezia raggiungerebbe un risultato assolutamente insperato, considerando che fino a 2 mesi fa era in piena zona retrocessione. L'arbitro che ha scelto è Sacchi, che sta riprendendosi bene dopo aver avuto un passaggio a vuoto molto lungo, conseguenza di Monza-Inter, giustamente a mio parere, perché l'errore fu veramente molto grave. La partita di prima fascia bassa, in realtà, perché sono un obiettivo, l'obiettivo c'è per entrambe, ma non è un obiettivo di vita o di morte. Perugia-Benevento, arbitro Dionisi, partita decisiva per il Perugia, che però ha pochissime possibilità di salvarsi ormai perché si trova a 3 punti dal Brescia. C'è qualche possibilità di arrivare al play-out, non può salvarsi matematicamente, no? Perché al limite arriverebbe a 39 punti e il Cosenza, scusate, Cittadella a 42, siamo all'ultima giornata, perciò matematica abbastanza semplice. Una buona partita per Dionisi, anche se il Benevento non ha assolutamente più nulla da chiedere, dato che è retrocesso matematicamente dalla settimana scorsa. Pisa Spal Camplone, partita che ha interesse solo ed esclusivamente per il Pisa, che si gioca le ultime speranze di entrare in zona playoff e non in classifica in questo momento, a 1 punto dal Palermo, a 2 dal Venezia, bene o male sono, anzi senza bene o male, sono queste le squadre che giocano per i playoff. In questo momento siamo Venezia e Palermo con 49-48 punti, il Cagliari sesto a 57, perciò è irraggiungibile. Poi ci sono Pisa, Regina, Ascoli, il Como che ha qualche possibilità, il Modena ha una possibilità ma è molto molto remota, perciò direi che siamo fuori, ma anche il Como secondo me molto difficilmente potrà ambire a qualche punto, ai punti che servono per arrivare ai playoff. Viene scelto Camplone, riduce la partita di Serie A, è un buon segnale per lui, probabilmente, anzi probabilmente Camplone lo do per tranquillo. Ha raggiunto il risultato della sua stagione che è quello di salvarsi, perché oggettivamente per quello che ha mostrato, più che ambire a una conferma nella CAN, non si può, almeno in questo momento. Devo dire che le designazioni c'è Carbone, al riduce dal Mondiale, e Severino, due assistenti che hanno uno status decisamente differente. Regina Ascoli Fabbri, questo è uno scontro diretto, perché Regina Ascoli hanno 47 punti, se pareggiano sono praticamente tutte e due fuori, se vince una delle due possono sperare di superare Palermo e anche il Venezia, perché il Venezia, ripetiamo, non ha una partita per nulla semplice a Parma, se dovesse perdere potrebbe, quasi sicuramente sarebbe fuori dai playoff, paradossale, in questo momento è settima, ma se dovesse perdere paradossalmente potrebbe essere fuori. Arbitra Fabbri, stagione non eccezionale oggettivamente, però è sempre un arbitro internazionale che ha una certa credibilità. Ternana Frosinone, altra partita che conta veramente poco, perché anzi non conta nulla in realtà, perché la Ternana è salva, tranne, ecco, può essere raggiunto al Cosenza, francamente non so quali siano gli scontri diretti, ma tendo a pensare che sia veramente complicato. Il Frosinone, primo in classifica, ha già matematicamente vinto il campionato. Conta pochissimo questa partita. Arbitra Perenzoni. Brutto segnale per Perenzoni, che aveva trovato l'esordio alla terza partita dopo 2 partite di Serie B, dopo 3 partite di Serie B, e poi ha avuto una stagione decisamente negativa. E Perenzoni è un arbitro a cui credo, che però deve darsi una svegliata perché, se arbitra come ha arbitrato negli ultimi 6 mesi, la sua permanenza sarà decisamente breve alla CAN, ma non credo, perché secondo me Perenzoni è uno di quegli arbitri che verrà fuori. Naturalmente mi sbaglierò. Chiaro. Allora, andiamo a vedere, le scelte in Serie A, le designazioni sono state pubblicate come sempre oggi a mezzogiorno. Aspettate un attimo che le vada a riprendere. Eccole qua. Eccoci qua sulle designazioni di Serie A.
Qua siamo un po' diverso la situazione perché se mancano 3 giornate alla conclusione, questa è la terz'ultima. Allora, iniziamo da Sassuolo Monza, arbitro Santoro, partita che conta poco o nulla, c'è sicuramente in palio l'ottavo posto che potenzialmente potrebbe dare accesso alla Conference League nel caso in cui la Juventus dovesse essere penalizzata un paio di volte sia per le plusvalenze che per la questione stipendi. Naturalmente, in questo momento ne parliamo semplicemente a livello ipotetico. In ogni caso, al momento è una partita che conta nulla. E infatti viene designato Santoro, che è uno degli arbitri che ha rischiato, che rischia la dismissione, inutile negarlo. La presenza in Serie A non la rimette al riparo, ma certamente un bel segnale, significa che non è nelle ultimissime posizioni. Poi si vedrà, considerate che quest'anno ci sono 8 dismissioni, perciò il rischio c'è comunque. Partita che si gioca venerdì alle 20:45. Perciò avremo la possibilità per chi la guarderà questa partita di valutare anche quello che è stato la stagione di Santoro, che ha iniziato molto bene, perché spesso l'abbiamo visto in Serie A all'inizio del campionato, poi ha avuto una lunghissima pausa che si conclude con questo weekend. E ritrova la Serie A solamente in questo weekend dopo almeno circa 3 mesi, credo che non arrivasse in Serie A. Cremonese per Bologna. La Cremonese si gioca le ultimissime possibilità per riagganciare la zona salvezza, anche se secondo me è veramente complicato. Bologna non ha tantissimo da chiedere a questo campionato, si trova in 11ª posizione a 47 punti. Sempre vale il discorso quello dell'ottavo posto, ma naturalmente è un discorso che un po' prescinde dalla designazione arbitra Valeri, che è rientrato la settimana scorsa a Cagliari dopo un lunghissimo infortunio. Si era infortunato proprio a Cagliari ed è stato sostituito da Monaldi di Macerata. Trova la Serie A, una partita che sostanzialmente è una terza fascia, ma al limite possiamo considerare una seconda fascia bassa perché c'è qualche ambizione, tra virgolette, per la Cremonese, ma nulla di più. Atalanta-Verona-Sozza, partita di. Allora, questa può sembrare una partita di fondamentale importanza, e lo è perché sia per l'Atalanta che si gioca l'ultima speranza di entrare in zona Champions, anche se il Milan è a 3 punti, io do un po' per scontato che la Juventus verrà eliminata dalla zona Champions, però naturalmente sulla base della classifica dobbiamo ragionare sulla base della classifica. L'Atalanta si trova in questo momento a 7 punti dalla Champions, perciò praticamente fuori perché ci sono 9 punti a disposizione. Però è anche vero che può agganciare la zona Europa League. L'Europa League in questo momento invece l'Atalanta sarebbe in Conference League. Dall'altra parte il Verona che cerca punti salvezza. L'arbitro è Sozza, è una partita sulla carta di prima fascia, ma in realtà è una seconda, perché per il blasone delle squadre. Non me ne vogliono i tifosi Atalanta e del Verona, ma chiaramente il blasone conta anche in questa zona. Sozza non sta passando non ha passato una grande stagione. La stagione 21-22 è stata eccezionale. La stagione 22-23 è stata decisamente al di sotto di quello che è stato il rendimento. Naturalmente è un arbitro affidabile. L'anno prossimo, se dovesse cominciare come nel 21-22, lo vedremo spesso nei big match. Quest'anno è una stagione positiva, ma non ai livelli che ci si aspettava. Milan-Sampdoria-Fornò, Sampdoria retrocessa, questa è una partita di seconda fascia, perché sulla carta il risultato è scontato, sulla carta. Il Milan si gioca le ultime possibilità di entrare in zona Champions o perlomeno di difendersi difendere il quinto posto dalla Roma, perché probabilmente il quinto posto sarà sufficiente per entrare in Champions. Arbitro Fornò, che quest'ultima parte della stagione ha trovato una buona continuità, e perciò per lui è un buon finale di stagione, non eccezionale, ma un buon finale di stagione. Lazio Spezia è probabilmente la partita più importante della giornata, si gioca praticamente per la salvezza, perché il Lecce, se dovesse perdere, verrebbe superato proprio dallo Spezia, col rischio di essere superato pure dal Verona e di trovarsi in piena zona retrocessione. Al contrario, se Lecce dovesse vincere, sarebbe praticamente salva perché si troverebbe a più 5 rispetto alla terzultima, sempre naturalmente considerando se che Verona perda anche Verona perde a Bergamo, ciò cioè che non è certamente scontato, ci mancherebbe.
Però è uno scontro diretto, non a caso viene trattato esattamente come un big match, con arbitro internazionale forse il migliore della stagione insieme a Doveri e fino a un certo punto Chiffi e Maresca, due assistenti di altissimo valore, Meli Alassio, addirittura Bar Mazzolini, perciò partita blindata, come giusto che sia, partita che si gioca a 12:30 questa di domenica e che probabilmente è la più importante, anche se non mediaticamente la più importante, ma sicuramente a livello tecnico, la più importante della giornata. Torino-Fiorentina Massimi, partita che non conta assolutamente nulla, sempre facendo quel ragionamento sull'ottavo posto che potrebbe portare alla Conference League in caso di penalizzazione multipla della Juventus. Torno in Serie A Massimi, che ha avuto un periodo di appannamento piuttosto lungo, insieme a Imperiale, che è un ottimo assistente, Minuti, che invece abbiamo visto molto meno spesso in Serie A. Inutile soffermarsi particolarmente, a parte che conta veramente poco per adesso, poi vedremo. Napoli-Inter, questa è una partita un po' particolare perché, come sapete, ormai Napoli ha vinto lo scudetto da 2 settimane. Per l'Inter, invece, una eventuale vittoria potrebbe significare, oltre a un attacco al secondo posto della Juventus, che non è scontato, soprattutto a livello, per quanto riguarda la fine del campionato, potrebbe essere un secondo posto, un buon secondo posto, però una vittoria servirebbe soprattutto a blindare la partecipazione alla prossima Champions League, a prescindere dall'esito della finale di Istanbul. Complimenti all'Inter naturalmente per aver raggiunto la finale, io da italiano sono molto contento, mi auguro che le finali vengano raggiunte anche da Fiorentina, Roma e Juventus che sono impegnate giovedì domani nelle rispettive semifinali di Coppa. Arbitra Marinelli, la partita di, secondo me questa è una partita di seconda fascia, però è sicuramente una partita con altissimo blasone, perciò per Marinelli è un bel appuntamento. Udinese-Lazio Pairetto, partita che conta per la Lazio, conta tantissimo per la Lazio, perché si trova al quarto posto in classifica in questo momento, a più 4 sul Milan, che però ha un impegno sulla carta abbastanza semplice con la Sampdoria. Per l'Udinese ha poco da chiedere ormai al campionato, però dubito che venderà la propria pelle, che lascerà spazio alla Lazio. L'Udinese in casa gioca, l'ha dimostrato anche contro il Napoli nel giorno dello scudetto del Napoli stesso. Arbitro Pairetto, non una grandissima stagione, però finire in Serie A è comunque qualcosa di positivo. Roma-Salernitana-Colombo, partita che conta per la Roma, anche per la Salernitana, perché la Salernitana manca sostanzialmente un punto per essere salva, però 8 punti di vantaggio sulle terzultime a 3 giornate dalla fine, direi che sono, se non è matematico, veramente poco ci manca. Arbitra Colombo che torna in Serie A dopo 2 presenze in Serie B e dopo il pasticcio colossale di Pisa. Spero che, mi auguro che la lezione sia stata imparata. Si gioca lunedì alle 18:30. Attenzione, perché qua c'è una possibilità: è possibile che ci sia qualche cambiamento. Se la Juventus dovesse qualificarsi per la finale di Europa League, questa partita slitterebbe alle 20:45, mentre l'ultima partita Empoli-Juventus sarà addirittura a martedì sera. Però dipende da quello che succederà giovedì. È proprio Empoli-Juventus l'ultima gara e rientra in Serie A Airoldi. Ve lo dico molto francamente, ma questa partita conta abbastanza poco, anzi conta quasi niente, perché l'Empoli è salvo matematicamente, lo sappiamo da lunedì, la Juventus è tranquilla al secondo posto, ma sappiamo anche che molto probabilmente verrà penalizzata di parecchi punti, perlomeno quei punti che sono necessari, tra virgolette, per estrometterla dalla Champions League, perché come sapete la storia dell'afflittività, anche se non escludo affatto che la Juventus venga lasciata con i 69 punti e venga penalizzata con un inizio di campionato ad handicap per la stagione 23-24, però vedremo che cosa deciderà il 22 maggio, mancano 5 giorni, la Corte di Appello federale che è stata ritirata in ballo da parte del Collegio di Garanzia. La partita di Airoldi è una partita di seconda fascia in questo momento, anche se molto vicina alla prima, forse alla prima fascia bassa. Vi dico la verità, a me questa designazione non convince tantissimo, perché per quello che ho visto negli ultimi tempi di Airoldi, francamente, io non me l'aspettavo proprio in Serie A in quest'ultimo periodo.
È una scelta di Rocky che rispetto, ma che sinceramente non condivido, non perché non valga Nairoldi. Nairoldi secondo me è un talento, ha delle potenzialità enormi, ma per il suo rendimento in Serie B in questi ultimi tempi, io sinceramente non l'avrei disegnato in Serie A, ma naturalmente io non sono il disegnatore. Ora arriviamo alle vostre domande, perché se vogliamo parlare anche della partita di ieri sera. Anzi, ne parliamo un attimo, parliamo velocemente. Allora, lascio perdere qualsiasi. Un attimo, che bevo un goccio d'acqua. Allora, per quanto riguarda la scortezza di ieri sera, come spesso capita, le polemiche sull'arbitro francese con quattro francesi nel è diventata un'enorme sciocchezza. Io lo capisco, anzi, non lo capisco lo stesso, però lo ritengo tutto sommato comprensibile se queste polemiche vengono su, se vengono su, sollevate da Antonio 67 o da Fiorellino 25. Nel momento in cui queste polemiche superano il livello social e diventano polemiche anche da conferenza stampa ufficiale della UEFA, francamente un po' mi spavento. Perché se questo è il livello del giornalismo, siamo messi veramente male. Fortunatamente io ho la fortuna di lavorare con giornalisti molto seri, che sentendo di queste polemiche, bene o male si sono messi a ridere. Però è drammatico che in una conferenza stampa ufficiale escano domande proprio su questo argomento. Cioè, lo capisco. Non lo capisco sui social, però vabbè, si lascia andare. Tanto è vero che, come qualcuno di voi avrà sicuramente visto, qualcuno mi ha posto la domanda su Turpin francese con i quattro francesi in Milan. Io ho risposto: ma veramente avete scritto sto tweet? Perché questo è quello che penso, perché non si può scendere a questi livelli. Ma se si arriva in conferenza stampa, insomma, un paio di domande dobbiamo porcele. Bisogna porcele, soprattutto sul livello della comunicazione e della discussione in Italia. Per quanto riguarda Turpin, ieri sera, anche chi l'ha definito un arbitro scarsissimo, evidentemente vive sulla Luna, beato lui, vive sulla Luna o vive su Marte, non lo so perché. Turpin è un eccellente arbitro. L'anno scorso ha arbitrato la finale di Champions League fra Real Madrid e Liverpool, non ha avuto, se l'è portata a casa con la pipa in bocca. Ieri sera, tecnicamente, Turpin l'ha portata a casa con la pipa in bocca. Poi si può discutere a livello disciplinare. A livello disciplinare non mi ha convinto. Nel primo tempo lui stesso ha deciso, perché lo ha deciso, di non ammonire nessuno. Ha sbagliato, perché c'erano almeno un paio di ammonizioni da comminare, una per parte, forse anche tre da comminare, e perché ha deciso così. E secondo me, nel momento in cui si decide a livello disciplinare una certa condotta, si sbaglia sempre, particolarmente sbagliato, perché ieri nel primo tempo c'erano almeno 2/3 interventi da cartellino giallo, per SPA e per imprudenza. Hernandez, per esempio, mi viene in mente Krunic, ci sono stati un paio di episodi. Nel secondo tempo, poi, nel momento in cui si decide di portare avanti una partita dal punto di vista disciplinare, con questo metro, cioè senza ammonire nessuno per propria scelta, perché Turpin l'ha scelto ieri di non ammonire nessuno nel primo tempo, si rischia grosso. Nel senso che secondo tempo il nervosismo è cresciuto e Acerbi, per esempio, ha rischiato molto, perché è inutile negare che quel gesto di Acerbi, che è volontario, è molto vicino alla condotta violenta, e Turpin l'ha fischiata in campo lui. Perciò l'ha valutata lui e il VAR non interviene, perché l'ha vista, l'ha valutata, l'intensità del pestone è di valutazione da parte dell'arbitro, ma Acerbi, se fosse stato espulso, non sarebbe stato un errore, eh? Però quello è dovuto anche alla scelta di Turpin, che ha deciso di non ammonire nessuno nel primo tempo. E alla fine gli ammoniti, se non ricordo male, sono comunque stati sei. Una partita che è stata molto nervosa, come è normale che fosse, perché è una semifinale di Champions.
E forse anche e soprattutto perché era un derby di Milano. E questo derby di Milano verrà ricordato per i prossimi 20 anni, esattamente come sono stati ricordati i derby di Milano in Champions nei 20 anni scorsi. Perciò, se da un punto di vista tecnico Turpin ha convinto, perché non ha sbagliato praticamente nulla, anche alcuni falli che sono falli, alcuni contatti a centrocampo che sono stati fischiati. Mi hanno trovato d'accordo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista disciplinare molto rivedibile, molto rivedibile. Però, naturalmente poi su questo ci si scanna. La realtà è che oggi le polemiche, oggi le discussioni sulla direzione arbitrale del Turpin sono molto lievili, fiebili, perché flebili, perché oggettivamente non c'è mai stata partita, cioè avrebbe potuto esserci partita nel caso in cui, per esempio, avesse segnato Diaz sull'azione al 15° minuto, ma in generale, anche se io mi sono perso circa 20 minuti della partita per blackout, perché qua in questo quartiere per 3 volte è saltata la luce e io ho perso più o meno 20 minuti della partita. Però non è successo un granché in quel, in uno di quei blackout ha segnato l'Inter, io non l'ho vista la rete del vantaggio dell'Inter, della vittoria dell'Inter, non l'ho vista perché in quel momento ero completamente al buio, ma proprio al buio, non c'era proprio eravamo in giro con le torce tutti qua, anche vicini di casa. Buongiorno a tutti, intanto non vi ho salutato all'inizio, molto scortese da parte mia, grazie a chi ha cominciato a seguire il canale, devo su Carlo, Carlo, scusate, poi vabbè, lo ringrazio per aver cominciato a seguire il canale, poi è venuto qui a fare dell'ironia, caro Carlo, sei completamente al posto sbagliato, cioè ci sono 1000 canali per fare questa ironia spicciola che tra l'altro non fa manco ridere, perciò dai, me la facciamo vedere così gli diamo la soddisfazione. Salve, secondo me la Champions la vince chi passa tra Milan e Napoli, bravo, bravo, sei contento adesso? Hai avuto il tuo minuto di celebrità. Allora, sono di Cesena, situazione tanti evacuati, strade che sembrano laghi, sì, l'ho visto, tra l'altro tu lo sai che, non so se lo sai comunque, io ero compagno di classe di stanza di Cristian Brighi che è di Cesena e naturalmente mi auguro che stia bene, naturalmente quello che ci diciamo privato rimane in privato. Un grosso in bocca al lupo a tutti voi, fortunatamente, ripeto, fra qualche ora, poche ore dovrebbe smettere di piovere in tutta quella zona, motivo per cui dovrebbe andare un po' meglio. Speriamo che non succeda nient'altro perché insomma 5 morti sono già tanti. Possibili 2 lombardi promossi in Cannes? Può essere, è un'ipotesi, può essere. A solidarietà anche a te naturalmente Jacopo, state cercate di stare al sicuro, evitate di uscire per questo periodo, tanto qualche ora ancora e poi dopo dovrebbe andare meglio, speriamo. Dunque Cesina, se c'è il City finale del Serro, se c'è il Real Taylor, concordi? Io non metterei da parte Macchiglie e attenzione a Vincic, perché a me per la stagione che è stata quella di Vincic non se la merita neanche lontanamente. Però, viste le designazioni in Europa League, qualche dubbio sinceramente mi viene sul fatto che possa essere preso in considerazione per la finale. Mi auguro di no. Mi auguro di no, perché verrebbero fuori polemiche inutili su Vincic sloveno come Seferin. Però che a me qualche dubbietto verrebbe, perché la stagione di Vinci è stata terribile, pessima a livello internazionale. Già il fatto che sia stato designato per una semifinale mi lascia molto perplesso. Se dovesse essere scelto per la finale di Champions mi lascerebbe enormemente perplesso. Per quanto riguarda Del Serro, a me non piace, non è mai piaciuto, non mi è mai piaciuto Del Serro Grande, non lo so. Può essere, è un'idea che circola quella, è una voce che circola quella di Del Serro Grande finale se non c'è Real. Taylor è una possibilità, anche se secondo me il nome più probabile ancora adesso è quello di Macchiglie. Io davo per certo Marcigna, che come sapete, invece Marcigna che è stato scelto per la semifinale fra City e Real Madrid questa sera, perciò vedremo, vedremo. Ci sono parecchi nomi, ecco, mettiamolo così.
Grazie per Blackjack per aver cominciato a seguire il canale. Ciao Luca, Macchiere disegnato per Siviglia Juventus e Vincenzo per Leverkusen Roma. Chi vedi per la finale di Europa League? Anche questo è veramente complesso, ovviamente nessuno dei due. A questo punto direi Marciniak, che non l'ha mai arbitrata la finale di Europa League, però da quelle che sono le designazioni, francamente, di Rosetti sono molto strane quest'anno. Macchelli, per esempio, non arbitrava dagli ottavi di finale di Champions e lo ritroviamo in semifinale di Europa League. Vincic, idem, anche perché aveva arbitrato in maniera terrificante, veramente terrificante. Una partita finita 7-0, quella tra Manchester City e Lipsia, l'aveva arbitrata, aveva combinati di tutti i colori in quella partita. Nonostante questo, infatti, era stato fermo perché non era più uscito. Poi salta fuori in semifinale, francamente. Io faccio fatica a capire quest'anno la logica di Rosetti, ma sicuramente una logica ce l'avrà. Guida, Errati, Rapuano sorpreso. Ad uno di loro la finale di Coppa Italia. Allora, Guida è un'ipotesi. Errati, difficile perché è nato a Firenze, sai che ci sarebbero miliardi di polemiche inutili. Perciò magari l'aspettano prossimo per la finale di Errati. Rapuano, no, Dio, dopo una stagione solamente la finale di Coppa Italia, no. Ma ci sono anche altri nomi, c'è anche Maresca, per esempio, c'è Mariani, che potrebbe essere una buona scelta per Inter Fiorentina. Ce ne sono tanti gli arbitri. La bravura di Rocchi quest'anno è stata quella di essere arrivato alla finale di Coppa Italia con tanti nomi possibili. Per esempio, ricorderete quando qualche anno fa c'era stato Orsato che aveva arbitrato 3 volte di fila la finale di Coppa Italia perché non c'era altro nome da scegliere se non quello di Orsato. Quello fu un fallimento di Braschi, ovviamente, perché arrivare a dover designare per 3 anni di fila lo stesso arbitro per la finale di Coppa Italia, al di là dei meriti di Orsato, significa comunque fallimento tecnico. È un fallimento tecnico perché se hai 30 arbitri, 20 arbitri a disposizione e non trovi nessun altro se non uno solo, è evidente che è un fallimento tecnico, mentre invece se si arriva come quest'anno ad avere una finale di Coppa Italia per la quale possono essere designati 5-6 arbitri, significa aver programmato bene, essersi tenuto liberi per la programmazione della finale. Andrew, Luca, secondo te Prontera si salverà dopo queste ultime buone prestazioni? Paterna, scusami, Paterna. Allora, non lo so, io non so le graduatorie, non ne ho la minima idea di quali siano le graduatorie. Le posso immaginare sulla base dell'utilizzo. Sicuramente Paterna ha trovato una Serie A, tra l'altro mi è piaciuto molto nel immediato post partita di Fiorentino Udinese, perché non è banale buttare fuori 2 giocatori dopo il triplice fischio e mi è piaciuto molto che li abbia buttati fuori perché ha dato un chiaro segnale, cioè che dopo il triplice fischio non è che chiunque può fare quello che vuole, bisogna stare comunque attenti. E se si superano i limiti, si salta alla partita successiva, giustamente. Perciò, da quel punto di vista, una buona prestazione di Paterna, una partita non eccezionale per contenuti, ma si sapeva perché erano due squadre che hanno veramente poco da chiedere al campionato. Naturalmente, che si salvi, non lo so, dipende dalle graduatorie e basta. Dipende solo ed esclusivamente dalle graduatorie, perché chi si trova negli ultimi 8 posti, tolti i primi anni, che hanno un salvacondotto, a mio parere, correttamente, perché inserirsi in una nuova categoria non è per niente facile, per qualcuno è ancora più complesso, bisogna dare una seconda possibilità a chi dopo 15 anni di attività è riuscito ad arrivare alla CAN, chi si trova negli ultimi 8 posti va a casa. Questa è semplicemente una questione di graduatoria. Ha meritato la Serie A, è stato designato in Serie A, giustamente, fine. Questo aspettiamo, vediamo un attimo. Io come al solito non mi sbilancio, cioè possiamo dire che qualcuno è abbastanza chiaro, tipo mi spiace doverlo dire, ma Miele mi pare evidente, ha avuto un primo anno negativo, il secondo anno è stato forse peggio, l'ultima partita Frosinone Genoa dice parecchio. Più probabile Errati, visto che è totalmente assente, sì, però attenzione perché essendo nato a Firenze potete immaginarvi le polemiche che ci sarebbero. Perciò vediamo un po'. Dunque, Luca aspetta. Luca aspetta. Ciao Luca, da quali arbitri ti aspetti uno step successivo per l'anno prossimo? Marcenaro. Dunque, Marcenaro perché? Perché quest'anno è stata una stagione tutto sommato abbastanza positiva, ma non ho visto grandi miglioramenti.
E questo un po' mi preoccupa, perché ho visto grandi miglioramenti da parte di Colombo, che si è inserito molto bene, ha inserito anche alcune particolari che all'occhio di una persona che si occupa solo, soprattutto di questo argomento, si evidenziano, mentre invece Marcenaro l'ho visto un po' piatto, non nel piatto nel senso negativo, ma piatto nel senso che non è migliorato, non c'è stata implementazione nelle sue prestazioni. Non è un caso che è stato assente anche dalla Serie A per parecchio tempo, perché se non si aggiunge qualcosa, se non c'è uno step in più, si fa fatica a migliorare il proprio livello. Se non si migliora il proprio livello, è facile cadere in una partita, una serie di partite negative e non riuscirne più ad uscire. Cosa per esempio non succede a Orsato, che magari becca una partita storta, ma quella dopo, dato che ha tanto da offrire, riesce comunque ad emergere. Marcenaro mi aspetto uno step in più. Poi mi aspetto Perenzoni che torni ad arbitrare, torni ad essere un arbitro di calcio, perché dall'esordio in poi non ho visto un arbitro di calcio, ma ho visto un elemento della canna. Mi aspetto qualche miglioramento da Federica Puti, perché anche lei l'ho vista abbastanza piatta, dall'inizio della stagione non ho visto grandi miglioramenti, vediamo l'anno prossimo. Mi aspetto molto da Feliciani, che vi dico la verità, non è un cattivo arbitro, ma che a me lascia veramente poco a livello tecnico. Non mi è piaciuto per esempio Sampdoria Empoli, che è una partita che contava veramente quasi nulla, ma è riuscito ad offrire una prestazione secondo me non di alto livello. E bene o male sono questi, perché bene o male sono questi. Io vi dico come aspetto qualcosa in più, perché poi alla fine abbiamo le certezze. Ecco, mi aspetto che Sozza torni ad arbitrare come il 21-22, perché quest'anno ha offerto una stagione da arbitro di medio livello, e invece secondo me Sozza è un arbitro di altissimo livello, però non quello visto quest'anno. Grazie a chi ha cominciato a seguire il canale, tutti naturalmente, come sempre. Luigi, sai che Marinelli per Napoli-Inter l'avevo pensato proprio perché da un po' di giornate era fermo, faceva solo Havard, lì ho capito che era nascosto per qualcosa. Ci sta, anche se a me sembra una designazione un po' sprecata, ti dirò, perché boh, non lo so. Biso 89, ciao Luca, secondo me ieri sera i giocatori sono stati di grande aiuto ad Olsen, d'accordo? Non cedendo a facile nervosismo che avrebbe potuto crearsi già nei primi minuti, dove mi sembra che la sua gestione sia stata la migliore. A livello disciplinare sono d'accordo, a livello tecnico no. Pensi sia solo merito dei giocatori oppure c'è stata una parte dell'arbitro con un'intelligente modalità di rapportarsi che non ho colto? Sicuramente ha parlato molto Turpin, e secondo me parlare in campo è sempre positivo, perché con le parole giuste, si possono smussare gli angoli, si può soprattutto perdere anche quei pochi secondi che servono a calmare gli animi. A volte è stato un po' stucchevole ieri sera, perché in alcune circostanze, a mio parere, è un po' esagerato con le spiegazioni dall'una e dall'altra parte. Devo dire che i giocatori sono stati molto bravi di tutte le squadre, ma lo sappiamo, in Champions è un po' differente, anche se è un derby. C'è tutto il mondo che guarda proprio quella partita, e anche i giocatori tendono a essere molto più tranquilli, e non solo loro, anche gli allenatori, perché abbiamo visto che ieri sera proteste veramente poche da parte delle panchine, perché c'è un ambiente diverso. Cioè, in Italia chi guarda il campionato italiano, soprattutto gli italiani, all'estero alcune realtà, ma non certo con lo share, con l'audience che fa la Champions. La Champions è una vetrina per tutti, e perciò c'è una certa attenzione anche al modo di porsi. Detto ciò, ieri sera la partita è finita tranquillamente, non ci sono state polemiche, ma neanche la settimana scorsa, se ricordate, ci sono state polemiche, perché l'episodio Krunic, per esempio, non è che se ne sia parlato tantissimo nel post, anzi se ne è parlato quasi per niente, se ne è parlato molto nei giorni successivi, ma fuori dall'ambiente ufficiale della UEFA, nel senso fuori dall'avvenimento. Nel post partita Inzaghi, per esempio, non ne ha parlato per niente, neanche i giocatori. Se ne forse si è lamentato un po' Pioli, ma poi ha
alla fine ha lasciato perdere anche lui, anche perché poi ultimamente all'andata c'era poco di cui lamentarsi. Dovresti fare un po' di nomi e dire Eroldi, ma si affronterà anche tu, hai ragione, sono altri nomi Eroldi. C'è da sì, anche sui Eroldi mi aspetto un salmo step in più, perché quest'anno ha fatto uno step in meno, è sceso di un gradino, e forse anche di un paio. Massimi, mi auguro che torni ad arbitrare come nella prima parte della stagione, perché la seconda è stata negativa. Prontera, non lo so, Prontera sinceramente non è che mi... Io sinceramente vedendo Prontera non vedo grandissimi margini. Non me ne voglia per il buon Prontera, però... Io sapete che sono molto oggettivo, magari mi sbaglio, può diventare internazionale, però ne dubito francamente. Max 827 c'è Luca sul derby, non solo una curiosità. Nel contatto del primo tempo tra Hernandez e Dumfries è stato fischiato fallo a Theo Hernandez, ma non era gioco pericoloso passivo di Dumfries, sono d'accordo, si sì, ha abbassato molto la testa, secondo me quello calcio di punizione a favore del Milan perché il gioco pericoloso è stato di Dumfries. Dunque, ciao Luca. Penso che aver anticipato gli esordi dei primi anni per Enzoni e Federico Putti sia stato controproducente. Assolutamente d'accordo. Se vi ricordate, ve l'avevo detto anch'io. Vi avevo detto proprio questo: che non mi convinceva per nulla perché erano stati troppo anticipati, soprattutto per il primo. Concordo. Dopo l'esordio a Monza, che non è stato un granché, le sue prestazioni sono andate decisamente in picchiata. Sono d'accordo anche su questo. Spero si ripeta perché sarebbe un peccato perdere un arbitro con questo potenziale, ovvio, anzi soprattutto deve dimostrare di meritare la causa. Allora, sono d'accordo su tutto quello che hai scritto, sono d'accordo su qualsiasi parola. Paradossalmente Federica Puti, che è stato il motivo che ha portato gli esordi così in alto, cioè nel senso di così precoci, Federica Puti non ne ha subito nessuna conseguenza. È un arbitro che onestamente non mi entusiasma. Però le sue 3 partite le ha fatte bene in Serie A. Secondo me non ha grandissimi picchi, forse perché è ancora molto giovane, perciò non abbiamo visto ancora tutto il suo potenziale. Perenzoni è un arbitro che mi era piaciuto tantissimo nelle prime partite di Serie B, nell'esordio non è stato un granché e soprattutto, come hai ben sottolineato, le prestazioni successive sono state un disastro. Non sono andate in picchiata, sono state un disastro. Cioè il periodo tra ottobre e novembre non ne ha azzeccata una. Da gennaio ne ha azzeccate un paio, però non sufficienti per tornare a trovare la Serie A, giustamente, perché la Serie A non la merita in questo momento. Perenzoni, secondo me, ha un grande potenziale, ha un enorme potenziale, però deve ricominciare ad arbitrare. E ultimamente non sta arbitrando. Mi auguro che l'anno prossimo non ci siano più questi esordi così alti, che gli esordi vengano fatti come sempre, dopo 5, 6, 7 partite di Serie B. Perché si evita di bruciare degli arbitri, perché Perenzoni rischia seriamente di essersi bruciato. Grazie per il follow the Black Lumos. Poi abbiamo tornato Cowie, che non vedevo da un po'. Ciao Cowie. Luca, posso dire che però non è un caso che Turpin venga sempre disegnato nelle partite più calde europee? No, non è assolutamente un caso, perché è un ottimo arbitro. Negli ultimi anni, ricordo, Arsenal Atletico, semifinale di Europa League, Porto Atletico Madrid, Ajax Valencia, Ajax Bayern Monaco. Dire che è scarso significa o essere in malafede, non capire nulla dell'arbitraggio. La seconda. Perché malafede, tutto sommato, sugli arbitri è un concetto un po' eccessivo, cioè malafede significa, non so, per esempio, ho letto stamattina qualcuno che ancora parlava di presunti torti dei quarti di finale, no? Quando si ricordando soltanto gli episodi da una parte, ecco quello, se si ricorda gli episodi solo da una parte, quella è malafede. Ma in generale credo che sia soprattutto il fatto che non si capisca niente di arbitri, o perlomeno si è sempre veicolati da enormi pregiudizi. E il pregiudizio principe è gli arbitri sono scarsi, a prescindere. Turpin non è per niente arbitro scarso. Turpin non mi piaceva per niente fino a 3-4 anni fa, dopodiché ha avuto una crescita esponenziale e anche io mi sono ricreduto. Ecco, è successo quello che è successo con Kuipers. È un arbitro che a me piaceva zero, ma che negli ultimi anni ha offerto un rendimento strepitoso. Lautz non mi piaceva per niente. Ci sono stati degli anni fino all'anno scorso che ha offerto rendimenti altissimi. Nell'ultimo anno no. Nell'ultimo anno Lautz è tornato nella mediocrità, a mio parere, mondiale compreso. Ma Turpin, sinceramente, criticare Turpin veramente vuol dire non capire nulla di arbitraggio. Poi, se
Ci sono dei, per esempio, il vezzo di mettersi la manica lunga, di tirarsela su, veramente non la sopporto. Metti la manica corta perché sempre, sei ridicolo, tu, beh, a fatelo dire. Sei ridicolo con sta mania di mettersi la manica lunga per avere, sostanzialmente per avere una specie di una sorta di riconoscibilità, ma alla fine sei solo ridicolo. Mettiti la manica corta, c'erano 20 gradi ieri sera, si stava benissimo in maniche corte, inutile mettersi la manica lunga, tirarsela su, cioè basta. Abbiamo capito. Non hai più bisogno di questi mezzucci per farsi notare. Diabo Ganoce, grazie di aver cominciato a seguire il canale. Con eventuale gol di Diaz sarebbe tenuto il VAR per il contatto Teo su Barella. Questo è un bel argomento. Secondo me era nettamente fallo. Però Turpin era in controllo. Teo credo che abbia preso anche il pallone. Credo che sarebbe rimasto la valutazione del campo. Se ne sarebbe discusso e parecchio, perché secondo me era fallo, perché oltre a prendere il pallone, gli ha dato anche una bella pedata. Però credo che sarebbe rimasto la decisione del campo. La decisione del campo. Chi erano la finale, abbiamo parlato prima, ci sono parecchi nomi. Ci sono Taylor in caso di eliminazione del City, del Cerro Grande, so che se ne parla in caso di eliminazione del Real Madrid, c'è McKennie, c'è Vincic. Spero che Vincenzo sia il nome più lontano, perché non la merita questa. Quest'anno non la merita. Poi l'anno prossimo vedremo. Matthew 8. Ciao Luca, non so se ne hai parlato, ma come giudichi il pestone volontario di Acerbi su Tonali? Molto vicino, per me ci stava giallo, per me siamo vicini anche al rosso, perché è una condotta violenta. Per il resto, a me Turpin non è piaciuto granché, non ho capito come aveva impostato la partita dal punto di vista tecnico e disciplinare. Tecnico a me è piaciuto, disciplinare sono d'accordo con te, all'inizio soprattutto, nel primo tempo non si è capito niente, anzi si è capito perfettamente che aveva deciso di entrare in campo per non ammonire nessuno, ed è il modo sbagliato per impostare una partita, qualunque tipo di partita. Se si decide di entrare in campo e di non ammonire nessuno, basta che un giocatore lo capisca ed è finita. E ieri ci sono stati nel primo tempo almeno due sicuri, ma probabilmente tre episodi da cartellino già l'ho mandato, cioè obbligatorio. E Turpin ha fatto finta di niente. Ci sono stati un paio di spa e c'è stato un fallo di Hernandez che insomma meritava qualcosina di più. Non lo so ancora. Allora, pronostici di chi viene promosso mi piacerebbe farli, ma non ho elementi in questo momento per dirvi i nomi. Chi viene dismesso dalla CAN non lo dico, non lo farò, perché so quanto è doloroso perdere un obiettivo, che perdere una categoria per la quale si è lottato per 15 anni. E perciò non speculo sulla pelle di chi sta cominciando a soffrire di questa perdita, perché ci sono passato, c'è stato qualcuno che ha speculato su questo e so quanto ci ho sofferto e visto che non voglio che gente soffra quanto ho sofferto io, non lo faccio. Hai sentito qualcosa di Folgore Città di Varese? Epilogo rigiocato o 3-0-3 inverso? Secondo me, visto il precedente che abbiamo avuto in Toscana, si va verso lo 0-3, perché hanno scavato sostanzialmente sotto le traverse per riportare l'altezza delle traverse stesse a 2,44, però il problema è che tutto il resto praticamente hanno fatto un fosso esattamente come era successo in Toscana. In Toscana ha dato lo 0-3 perché il campo non era a regola ed è responsabilità della squadra ospitante avere il campo in regola. Mi sembrerebbe strano che non dovesse essere deciso nello stesso modo, dato che è esattamente lo stesso problema. Antorandazzo 99, scusa se l'hai già detto Luca, quindi se Diaz avesse segnato il VAR sarebbe intervenuto oppure una decisione esclusiva dell'arbitro? Secondo me, lo ripeto, anche se abbiamo già parlato, secondo me è una valutazione di campo. Se ne sarebbe parlato molto perché secondo me era fallo. Blackjack Santoro lo considero un buon arbitro, anche secondo me non è un cattivo arbitro. Ha avuto qualche problema solo con Empoli. Le altre partite credo che siano state abbastanza sufficienti. Guarda, anche a me Santoro non dispiace, non è un arbitro con grandissime prospettive, cioè no, non potrà mai ambire a diventare internazionale, questo voglio dire. Potrà diventare un buon arbitro con buone presenze, una buona continuità di presenze in Serie A. Però se siamo arrivati a questo punto della stagione e ritrovo la Serie A dopo un bel po', evidentemente qualcosa è andato storto, perciò non credo che siano andate tutte bene le partite in Serie B, evidentemente qualche partita è andata storta.
gli auguro di trovare una continuità migliore per la prossima stagione, però ecco, non aspettiamoci che diventi internazionale. Charlie Tid, ma quando parli di classifica degli arbitri, esiste una reale classifica o una classifica strata mentale sulla base delle prestazioni arbitrali? No, c'è una classifica, la graduatoria c'è, gli arbitri della Camera la conoscono, perché ogni mese gli viene dato un report dei propri voti e della posizione graduatoria. Naturalmente non lo sappiamo, non lo so neanche io qual è la graduatoria, ci mancherebbe altro, non la chiedo neanche la graduatoria perché è roba che non mi riguarda, ma naturalmente è chiaro che poi è necessaria per le graduatorie finali, per i dismessi e soprattutto anzi, soprattutto per i dismessi. E poi ci sono anche le valutazioni per l'internazionale. Naturalmente la graduatoria serve anche per affidare le partite. Ovvio che se vediamo quello che abbiamo visto negli ultimi tempi, cioè, mi immagino che Di Bello, per quanto sia internazionale, non sia nei primi 10 posti, perché le designazioni che ha avuto non sono da arbitro nei primi 10 posti. Mentre invece, non so, che ne so, Maresca è sicuramente nei primi 3, da vedendo le designazioni che ha avuto. Mi sembra abbastanza banale. Chiffi fino a Inter Juventus, se ottiene Inter Juventus, è evidentemente nei primi 3 posti, o nei primi 5, ecco, mettiamolo così. Può darsi che fosse primo, che ne so, in quella situazione. Poi ha avuto un calo e oggettivamente è probabile che sia calato di qualche posizione, ma è ovvio che non è che si disegna così a caso. Io propongo quello che ho detto ieri. Per me Champions League McKaley, Europa League Taylor e Conference League Zweier o al massimo Del Serro. Ma ci può stare, cioè lanciarsi in previsioni sulle finali è veramente complesso, ti dico io. Sinceramente è uno sport che preferisco lasciar perdere in questo momento. Sandele Picosciamannato. Buongiorno Luca, se il City non passa a Corea ci sono possibilità per Taylor e Oliver in finale Champions League? Oliver no, perché ci sono delle graduatorie interne. Taylor sì, secondo me sì, c'è qualche possibilità ce l'ha. Matra, Maresca mi sembra che abbia già arbitrato Inter-Fiorentina in campionato, sì, ma conta poco. Sicuramente ne terranno conto, ma soprattutto Maresca io lo vedo un po' fuori dalla finale di Coppa Italia perché ha già arbitrato la finale di Supercoppa Italiana. E perciò tendo a pensare che Maresca la semifinale di Coppa Italia la farà, ma non quest'anno. Secondo me chi dirige la finale non esce in questo turno. Mariano e Maresco escono in 2 gare importantissime. Non è detto, non è detto, questa non è detta. Perché in questo momento della stagione c'è bisogno anche di arbitri che facciano uno sforzo ulteriore, facciano 2 partite in 4 giorni. Ale Bari, buongiorno Luca. Per i playoff di Serie B potrebbero essere designati top tipo Massa, Maresca, Orsato? Può essere, non lo so sinceramente. Negli anni scorsi anche in Serie B venivano molto spesso designati arbitri di seconda fascia, senza voler sminuire, ma che si erano particolarmente distinti durante la stagione. Può darsi che sia anche così. Poi per le finali, per semifinali e finali, ovviamente è probabile che vengano utilizzati internazionali. Grazie a Serendipi Kosciamannato che si è abbonato per il 15° mese consecutivo. Grazie mille. Diago Ranocci, come mai ci saranno tante dismissioni? Vogliono ridurre i costi e vogliono rinnovare a fondo l'organico? No, la scelta è la terza. Vogliono ridurre l'organico. Perché 50 arbitri sono decisamente troppi. L'anno prossimo, che saranno 47, saranno comunque troppi. La realtà è che secondo me il numero di arbitri corretto è intorno a 43-44. E perciò, secondo me, l'anno prossimo ci saranno altrettante dismissioni e l'organico verrà ulteriormente diminuito perché questo elefantiaco organico è dovuto a delle politiche completamente sbagliate negli anni di Michi. Si è prima diviso, poi hanno riunito, hanno fatto un casino che non finiva più. Con il risultato che dividendo hanno dovuto allargare l'organico, poi li hanno riuniti e l'organico era gigantesco e hanno continuato a inserire gente. C'era, alla fine ci sono arbitri. Gualtieri, che non è un grande arbitro e che probabilmente l'anno prossimo dovrà lottare per evitare di andare a casa dopo il secondo anno, ma ha
Ha finito la stagione con 10 partite. È anche difficile avere una continuità se si arbitrano 10 partite, ma questo non dipende, non è colpa di Rocky, è colpa di un organico che prevede 50 arbitri per 20 partite a settimana. E considerando che in questa fase, che alla fine della stagione, bisogna avere gli arbitri più in forma, devono essere quelli designati. È chiaro che un arbitro che non ha offerto nulla durante la stagione venga tenuto fermo. Gualtieri non so quanto tempo è che non esce. Ha arbitrato 10 partite in tutta la stagione. Se invece ci fossero stati 42, 43, 44 arbitri, ci sarebbero state molte più partite anche per Gualtieri, che avrebbe potuto magari dimostrare qualcosa. In questa prima stagione non ha dimostrato niente. Io l'ho visto arbitrare delle 10 partite, l'ho visto 3 volte, per carità. Cioè, deve fare veramente grandi passi in avanti per rimanere in questa categoria, perché in questo momento non è a livello della categoria. Ma è chiaro che se avesse avuto invece di 13 o 10 partite, ne avesse avute 14, 15, 16, magari sarebbe potuto migliorare di più. Ma se c'è un organico così enorme, così sovradimensionato, diventa un problema. E questo dipende tutto da politiche scellerate, incomprensibili di Nicchi e del Comitato Nazionale che c'era in carico allora, che decise in questa maniera di continuare ad aumentare gli organici. E chi vuole capire, capisca, dai, insomma. Non facciamoci prendere per fessi. Marcinha, che stasera fila benissimo, per carità, ha fatto l'arbitro della finale del Mondiale, tra l'altro arbitrata per me non benissimo, perché secondo me la finale del Mondiale è passata molto sotto silenzio, perché ci sono stati 2 rigori, uno per parte, che secondo me sono tutti e 2 rigori inventati. Però uno per parte, alla fine, non hanno inciso sul risultato finale. Luca, hai sentito le parole di Scrocchi sui casi Vlahovic e Lukaku? Se sì, cosa ne pensi? Allora, sì, le ho sentite. Sinceramente, io sono d'accordo con lui. Allora, a mio parere, quello che doveva aggiungere Rocchi è che in entrambi i casi gli arbitri avrebbero dovuto essere più svegli. Perché è vero che sia da parte di Lukaku che da parte di Vlahovic ci sono stati dei movimenti che potevano essere interpretati ed erano oggettivamente provocatori. Perché Vlahovic stava correndo sotto la curva dell'Atalanta, è stato fermato da Odoveri, che lo ha ammonito ugualmente proprio perché ha tentato, stava andando verso la curva dell'Atalanta. Massa ha ammonito Lukaku, che effettivamente ha assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della curva, anche se aveva tutte le sue ragioni. Però avrebbe dovuto agire con più intelligenza, nel senso che avevano fatto 30, poteva fare 31, semplicemente non ammonendo, non ammonendo. Dopodiché, il regolamento prevede che ci sia l'ammonizione per atteggiamento provocatorio nei confronti dei tifosi avversari. Quando lui dice, mi aspetto che rimangano impassibili, che rimangano indifferenti rispetto a questi atteggiamenti, io lo capisco. Capisco perché sono stato come lui arbitro. Noi arbitri molto spesso dobbiamo sopportare per 90 minuti e non reagiamo mai, mai. E non prendiamo milioni di euro, eh? Gli arbitri prendono 40 euro nelle categorie inferiori, che sono quelle categorie nelle quali si sentono insulti, perché ci sono 10 persone che ti insultano tutta la partita e l'arbitro lo sente. Se una voce viene recepita dall'arbitro molto più facilmente di 100 voci in mezzo a 1.000 spettatori. Ma se sono una voce in mezzo a 10 spettatori, è via un problema. Via decisamente un problema. Perché le sentiamo. E non reagiamo mai. Perciò quando Rocchi dice che si aspetta che i professionisti non reagiscano alle insulti razzisti, io lo capisco. Ma capisco anche che sia complesso. Il problema è sempre lo stesso, che si ragiona per luoghi comuni, senza approfondire mai niente. Ed è molto facile dire Rocchi ha detto una cazzata, perché sì, è facile dire che ha detto una cazzata, ma una volta che si va ad approfondire un po' quello che in realtà voleva, quello che c'è sotteso, che magari anche lui sbagliando dà per scontato, perché è scontato per noi arbitri,
questo ragionamento? Cioè, non reagiamo mai noi, perché deve reagire un giocatore che prende milioni di euro? Ed è un ragionamento che può sembrare stupido, ma non è per nulla. Insomma, io sono d'accordo. Mi sarebbe piaciuto se avesse ammesso, avesse aggiunto che Doveri a Bergamo e Massa a Torino hanno fatto 30, ma dovevano fare 31, cioè che quell'ammonizione potevano risparmiarsi. Ah. Grazie a Dom853 per il complimento, lo apprezzo molto. Round 97, buongiorno. Ieri Tonali, quando ha fermato la ripartenza del Lautaro, era giallo o sbaglio? No, non sbaglio, era giallo. Light, so di essere mancato per un po' di tempo perché l'orario è un po' scomodo. Mi spiace, ma purtroppo se vogliamo fare le predisegnazioni in diretta, questo è l'unico orario che possiamo utilizzare. Ho recuperato tutte le dirette differite. Ho continuato a abbonarmi. Grazie, Light, molto gentile, apprezzo veramente tanto. Grazie a Lil Charlie per il follow, per aver cominciato a seguire il canale. Grazie a Matteo per essersi abbonato per il 12° mese consecutivo. Grazie mille, veramente. Ne abbiamo già parlato, Charlie, di acerbi che tirano per strada volontari Tonali. Secondo me siamo molto vicini alla condotta violenta per cercare Cesena Rosso. Anche la frapparte è sparita, Cesena. Io credo che molti voi siete persone intelligenti, no? E a volte non c'è neanche necessità che vi dica qualcosa in più, qualcosa in meno. Cioè, vi ricordate le polemiche che vennero fuori nel momento in cui io criticai la designazione di Frappart per la Supercoppa europea? Addirittura un giornalista mi accusò di essere invidioso. Invidioso di che cosa? Non lo so, dato che la finale Supercoppa europea si gioca tutti gli anni. Perciò, invidioso di che? Però, vabbè, questi commenti idioti, passiamo oltre. Perché sono commenti idioti, cioè, sostenere che io sia invidioso di una designazione di una Supercoppa europea che c'è ogni anno è un'idiozia, mi sembra evidente. Ma la criticai perché arrivava dal nulla, perché in Supercoppa europea vengono designati arbitri che hanno alle spalle decine di partite di Champions, e invece in quel periodo non aveva neanche una partita di Champions, infatti esordì successivamente in Juventus Dinamo Kiev, una partita che non contava assolutamente niente. E Frappart viene utilizzato come quarto ufficiale di Turpin o di Letexier. Questo è quello che sta facendo. Tirate voi le conclusioni. Frappart, tra l'altro, è un arbitro eccellente, un ottimo arbitro. Tanto è vero che ha trovato Champions League anche quest'anno. È un ottimo arbitro. Però ci sono anche altri elementi che vengono in considerazione. Se poi qualcuno vuole fare la figura dell'utile idiota, lo faccia. Come mai la Monzul che appartiene al Cancino non viene mai disegnata? Questo non lo so, sinceramente non ho idea. So che in Italia, almeno era in Italia fino a poco tempo fa, perché Monzul è ucraina, come sapete, ed è scappata dall'Ucraina per la guerra, però sinceramente non lo so. Della Monzul non so assolutamente nulla. Mi devo informare perché effettivamente è un argomento interessante. Promossi, Tremolada, Monaldi, Bonaccina, Scatena di Marco, se ci possono stare, sono nomi che ho sentito anch'io. Scatena di Marco non li conosco, gli altri tre l'ho visti. Ma sinceramente, Tremolada mi sembra pronto, Monaldi è un bel arbitro, Bonaccina mi sembra poco pronto, non mi sembra a livello tecnico di Tremolada, per esempio. Scatena di Marco non l'ho ancora visto. Caravaggio. Ciao Luca, come va la dichiarazione di Boban, responsabile della UEFA? Ecco, questa è una roba che veramente. Boban non è responsabile del VAR della UEFA. Non c'entra niente. Il responsabile del VAR della UEFA è Rosetti. Chi ha messo in giro sta cagata, scusate la terminologia non particolarmente elegante, si deve prendere anche sue responsabilità. Perché Boban non è responsabile del VAR della UEFA. Non c'entra nulla col reparto arbitrale. Il punto, la parte arbitrale è Rosetti. Stop, con i suoi collaboratori. Fine. Boban non c'entra niente. Boban fa parte di un ufficio che si occupa di relazioni della UEFA.
Chi ha messo in giro sta roba del responsabile del VAR della UEFA Boban ha detto una colossale sciocchezza. E perciò qualche giorno fa aveva specialmente che si auspicava una rimonta del Milan. E te credo, era giocatore del Milan, è stato 10 anni al Milan. Che deve dire? Non può esprimere che si può, che gli sarebbe piaciuto che il Milan rimontasse. È come chiedere a Maldini, ma cosa spiccava per questa semifinale di ritorno? Che vincesse l'Inter? Ovviamente no. Se chiedete a, che ne so, a Van Basten, che cosa spiccava per questa semifinale? Pensava di avrebbe risposto, beh, spero che l'Inter vinca. È ovvio, Boban è alla UEFA, poteva evitarlo, sì, si poteva evitare, però non come responsabile VAR, perché non c'entra niente col VAR Boban, ma anche perché, basta ragionare un attimo. Cosa c'entra Boban col VAR? Quali competenze ha? È ovvio che il responsabile VAR deve essere un ex arbitro. È ovvio, Boban non è mai stato. È una roba che è stata inventata completamente di sana pianta. Inventata di sana pianta. Boban non è il responsabile VAR, non c'è scritto da nessuna parte. Se l'è inventato qualcuno, è diventato perché faceva comodo per le polemiche che Boban fosse responsabile VAR, perché se qualcuno domani dice che Boban è il vice disegnatore di Rosetti, qualcuno ci crede pure. Ho letto mesi fa che lo Stato aveva preso 2880, è possibile fake news? Può darsi che l'abbia preso 2830 in tutta la stagione, ma come li prendono tutti gli 830? Gli 830. Non lo so, Serendipico sciamannato. Perché Marcigna che stasera non per la finale? Non lo so, è una scelta di Rosetti. Mi ha un po' stupito perché me l'aspettavo per la finale, però. È sempre una semifinale di ritorno di Champions League ed è sempre City Real Madrid, per carità. Simo Prener, buongiorno Luca. Un giudizio generale sull'arbitro Turpin ieri mi è piaciuto, tecnicamente e disciplinarmente un po' meno. Ero allo stadio soprattutto sui primi quattro interventi, i giocatori del Milan mi hanno sembrato che mancassero alcuni gialli, mancava forse un paio. Che ne pensi? Però per il resto, secondo me, guarda, io lo dico tranquillamente, secondo me a livello tecnico ieri Turpin se l'è portata a casa con la pipa in bocca. A livello disciplinare, qualcosa da vedere c'è. Miglior sorpresa come rendimento quest'anno, per me, Felicciani e Colombo. Felicciani non me l'aspettavo, onestamente. Io l'avevo visto in Serie C, non mi aveva convinto per niente. In realtà non mi convince ancora adesso. Però oggettivamente, insomma, quattro presenze in Serie A al primo anno non sono proprio poca roba. Perciò ne prendo atto. Poi Colombo, oggettivamente, ha fatto dei grossi passi in avanti, grossi, grossissimi passi in avanti. Bene, ragazzi, grazie per il follow anche a Rosy che ha cominciato a seguire il canale proprio adesso. Io vi ringrazio, abbiamo fatto la solita oretta e un quarto come tutti i mercoledì. Ci vediamo la settimana prossima. Adesso però decidiamo se farlo mercoledì o giovedì, perché se non ricordo male, la settimana prossima, aspettate un attimo che controllo perché non me lo ricordo più. E infatti, mercoledì prossimo c'è la finale di Coppa Italia fra Fiorentina e Inter, e perciò magari lo facciamo giovedì. Così commentiamo anche la finale di Coppa Italia. Che ne dite? Veloce, rispondete veloce. Giovedì o mercoledì? Veloce, veloce, veloce. Su, ragazzi, vi do 20 secondi per rispondere. Mercoledì o giovedì? Mercoledì o giovedì? Bene, giovedì. Allora, facciamo giovedì. Così abbiamo bene o male alla fine delle disegnazioni, non cambia niente se commentiamo il mercoledì o giovedì. Allora facciamo giovedì a mezzogiorno e mezzo, vediamo un po' l'orario, così parliamo anche della Coppa Italia, ok? Detto ciò, ringrazio tutti, ringrazio anche per chi ha risposto velocemente per il giorno e ci vediamo a questo punto giovedì prossimo. Ciao a tutti e buona